Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia ha chiamato a raccolta numerosi giuristi provenienti da tutta Italia per ricordare il professor Giovanni Dehan, scomparso prematuramente a 53 anni lo scorso anno dopo una malattia che ha combattuto con dignità e forza. Noto penalista, cassazionista, ottimo professore universitario e per 3 mandati presidente dell'Ordine degli Avvocati, per Giovanni Dehan sono arrivati in molti. Amici, colleghi, ex studenti e conoscenti per ricordare l'uomo e il professionista. Il convegno, organizzato dal professor Carlo Fiorio e dalla dottoressa Rossella Fonti del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia, ha trattato i temi dell'impromovibilità dell'azione penale, il sistema delle impugnazioni e le ideologie e i modelli dell'esecuzione penale, temi approfonditi e studiati a lungo da Dehan. Per 2 giorni, fra il Dipartimento di Giurisprudenza e il Salone d'Onore della Giunta Regionale Umbra, numerosi gli interventi e i ricordi commossi di amici e colleghi. Ho passato metà della mia vita con Giovanni Dehan, mi sono laureato con lui a 24 anni, lui correggeva la mia tesi aiutando il professor Gaito che poi fu il relatore e per altri 24 anni ho collaborato con lui alle vicende di facoltà. Per me era un fratello maggiore più che un collega o un maestro che poi è stato, quindi gli volevo bene e lui mi ha voluto bene. Ho pensato che fosse questo è il modo migliore per ricordarlo, cioè organizzare un convegno con i colleghi che più avevano studiato i temi a lui cari, in particolar modo le tematiche dell'azione e dell'archiviazione, il sistema delle impugnazioni e il modello esecutivo che ci vedrà invece impegnati domani in regione e che ho organizzato come garante dei diritti dei detenuti. Come relatori abbiamo individuato le persone legate da un rapporto affettivo ma anche particolarmente specializzati sui temi oggetto del convegno. Giovanni Dehan era una persona meravigliosa ma anche e soprattutto come studioso ha dato alla comunità scientifica di riferimento, cioè quella dei processual penalisti, numerosi e ricchi spunti di riflessione. Crediamo che con il lavoro e con il confronto lo potremo ricordare sempre meglio, anche se giornalmente lo sentiamo in questa facoltà che è stata la sua facoltà nella sua città. Una bellissima iniziativa, quella oggi organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza per ricordare un carissimo amico, prima che un validissimo collega, di cui tutti ancora avvertiamo drammaticamente la mancanza. Una persona di buon senso, pratica, di cui l'università e credo anche l'avvocatura avrebbe ancora tantissimo bisogno. Io ho avuto molto piacere che ci sia stata questa manifestazione in ricordo di Giovanni Dehan. Personalmente lo ricordo come studente, è stato un mio studente in anni ovviamente passati e è stato uno dei miei più bravi studenti, ricordo prese il massimo dei voti, lode e tutto, e dimostrava già una serietà, un modo di fare, proprio un comportarsi in maniera meditativa da persona che avrebbe fatto una gran carriera, si vedeva insomma che era un personaggio di valore e purtroppo questa carriera è stata interrotta in modo così drammatico e lo ricordo poi che quando diventò mio collega ebbi anche l'occasione ripetuta di parlare, di trattare, di conversare con lui su tutto e era una persona appunto che confermava quelle mie impressioni di docente che avevo avuto in anni passati, quindi sono stato proprio contento, diciamo così, di poter ripensare a lui in modo così a distanza, ma comunque sempre con piacere. Io ricordo Giovanni perché Giovanni volle che io insegnassi qui per 3 anni e difatti ho insegnato procedura penale in questa università a metà degli anni 90, grazie a Giovanni Dehan, e lo ricordo non solo come gran signore, ma soprattutto lo ricordo come una persona estremamente interessata agli studi, allora lui giovane, io già professore di una certa età, e la sua curiosità di intromettersi all'interno dei problemi della procedura penale è stata la qualità migliore che ho apprezzato in Giovanni, avendo saputo da altri, non facendo io l'avvocato, che è stato e che è un grandissimo avvocato e quindi che sapeva
coniugare lo studio accademico con la professione di avvocato. Di Giovanni ho questo ricordo, ho il ricordo di un fratello minore con il quale ho saputo avere anche momenti di grande intimità, con cui ho condiviso sofferenze e gioie, spesso in passeggiate che facevamo per raccontarci la vita l'uno dell'altro e quindi per vivere in comunione, così come dovrebbero fare due amici che si rispettano. Per me questo è Giovanni Dean. Giovanni Dean era la persona più autoironica che io abbia mai conosciuto e, come dire, io ho voluto molto bene per questo, anche per questo. Una volta mi ricordo che siamo andati insieme a un convegno e lui mi disse che pagavano tutto gli organizzatori, anche il contenuto del frigorifero della camera dell'albergo, e quindi mi invitò a riempirmi la pancia con noccioline e quant'altro, e poi quando andammo a pagare il conto invece scoprimmo che quello era assolutamente non offerto dagli organizzatori e rimase di stucco, no? Io ho questo ricordo per la sorpresa. Poi nell'uscire con la macchina riuscì anche a fare un piccolo incidente alla carrozzeria e lui lo ascrisse al fatto che aveva dovuto pagare questo supplemento, insomma, questo per dire quanto si amava anche prendersi in giro. Io ho voluto bene, dico, anche per questo, oltre che per il fatto che era una persona straordinaria. Ma io Giovanni lo ricordo come collega, siamo coetanei, abbiamo la stessa età. Ed era una persona estremamente ragionevole. Ecco, io quello che ricordo, che posso ricordare di più di Giovanni Dean, è che era un collega estremamente ragionevole, mai sopra le righe. Io poi per diversi anni sono stato vicepreside, poi preside, quindi con lui insomma ho sempre dialogato per le questioni e le faccende di facoltà, e lui ha sempre messo una parola di equilibrio, anche di pace, perché a volte tra noi professori universitari si litiga, insomma, si litiga anche su cose tutto sommato banali. Lui sempre parola di pace, di ragionevolezza, una persona presente, insomma, io veramente è stata una perdita. Direi che non c'è molto altro da dire, è stata proprio una perdita.